Al culmine di un percorso di qualificazione professionale importante con l'Istituto della Formazione che non solo non si è fermato, ma ha anche esteso confini e approfondito i temi più diversi in un anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, c'è una nuova e prestigiosa sfida per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino. È diventata realtà infatti la Scuola Forense Frentana, con sede nel Palazzo di Giustizia. Il presidente Oreste Campopiano, la delegata alla formazione professionale Micaela Bruno, il segretario Michele Urbano e il tesoriere Michele Campolieti hanno presentato l'iniziativa alla presenza anche del comandante della Compagnia Carabinieri di Larino, Cristian Petruzzella. L'obiettivo è predisporre e organizzare le attività finalizzate alla formazione interdisciplinare, quindi corsi per l'accesso alla professione di avvocato, per l'acquisizione del titolo di specialista in collaborazione con l'università, ma anche corsi per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio, come ha spiegato la direttrice della scuola al microfono di Emanuele Bracconi. Continueremo, diciamo, a coinvolgere non soltanto i colleghi del territorio, ma come dicevo appunto i colleghi dell'intera nazione ove possibile. La nostra è una bellissima idea che coinvolge anche le istituzioni territoriali, l'Accademia, l'Università degli Studi del Molise, ma anche evidentemente le università delle regioni che adiacenti. L'avvocato Campopiano ha sottolineato la valenza culturale della scuola forense. Il fatto di aver istituito la scuola forense frentana qui a Larino per discutere anche e soprattutto di questi temi in questo momento storico per la magistratura, per l'avvocatura, per il sistema in genere della giustizia nazionale, io credo che cada veramente a puntino, come si suol dire, proprio per consentire a tutti noi di dire anche la nostra, perché anche i piccoli fori, noi abbiamo grandi professionalità, grandi capacità e anche una storia alle spalle che ci consente di poter suggerire, sollecitare, dire la nostra anche su temi di carattere nazionale.